è un'occasione che il Senato non poteva perdere e che è stata condivisa da tutti i gruppi politici nella riunione di capogruppo, che hanno voluto assieme a me offrire a chi potrà partecipare questa grande opportunità. Credo che parlare di Marinetti sia sempre qualcosa di affascinante, sia sempre qualcosa di emozionante. Pensiero che possiamo definire più italiano che italiano non si può. E questa sera con noi c'è Francesca Barbi Marinetti, la nipote diretta di Marinetti, che per noi, la ringrazio veramente di cuore di essere qui con noi, che saluto e salutate e che ringrazio assieme a tutti voi. Buon divertimento e buona, come la possiamo chiamare, ascolto, più che ascolto, visione, ascolto. Coinvolgimento. Buon, ecco, mi ha dato il termine giusto, buon coinvolgimento. Io sono coinvolto da quando ero ragazzino nella storia e nell'arte di Filippo Tommaso Marinetti. Grazie. Oggi vi raccontiamo la storia di un genio italiano, la storia di un uomo che ha rivoluzionato il Novecento, la storia di un futurista, Filippo Tommaso Marinetti, che ritto sulla cima del mondo scagliò la sua sfida alle stelle.